Oggi nella vita dei youtubers andrò a fare una delle mie solite marachelle. Ovviamente costruire una stanza da gaming nella stanza dei miei amici. Ovviamente loro non lo devono sapere, infatti devo un po' abbassare la voce perché probabilmente mi sentiranno. Però io direi di non perdere troppo tempo e soprattutto non andiamoglielo a dire. Signorine, mentre che gli altri sono di là, io ho appena portato sto bestione che dovrò portare su in un armadio. Come cacchio fa a starci? E poi da adesso fortunatamente è tutto in discesa, dato che mi posso portare anche le cose più piccole, per esempio tastiere, mouse e soprattutto il monitor che sarà enorme. Oh palla, signori, è arrivato il bestione. Eccolo qui. Ma come cacchio fa a starci una roba del genere dentro un armadio? E tra l'altro dopo vi dico di più. Ci sarà la reazione dei miei amici che non lo sanno al momento. Cioè beh, sta un po' sospettato, però non è che è andato troppo a indagare. È arrivato il momento anche del monitor, signori. Spostiamo pure questo. Cosa stai facendo? No, niente, tranquillo. Devo semplicemente spostare la mia postazione. Spostare la tua postazione? Sì, e qual è il problema? Vabbè dai, arrivo tra un secondo. La droga ti ha dato al cervello finalmente. E tra l'altro signori, entriamo e non vi ho fatto vedere il guardaroba. Cioè questo qua è tutto all'armadio, è enorme. Ci posso costruire quel cacchio che non voglio, una postazione, un impero. E tra l'altro vi faccio anche un piccolo spoiler. Questo è il bagno della villa degli youtuber, sono un po' disordinato ragazzi, ma ci costruirò qualcosa anche qui. Ok, questo non lo devo dire ragazzi. Comunque noi signori queste cose non piacciono, via. Non mi interessa delle giacche dei miei amici, le buttiamo. Perché qui ci deve essere. Soprattutto la postazione con questo bestione dentro. Dimmi che ci sta, dimmi che ci sta, dimmi che ci sta. È perfetto. Non mi ha fatto vedere come ragazzi, però è perfetto. Cioè è decisamente perfetta. È una scatola, sopra ci metterò il mio monitor. Posso giocarci quanto tempo voglio. Posso avere tutte le mie periferiche di sto mondo, 10 monitor. Eh sì, continua a sognare, po'. Continua a sognare. Comunque esce zitti ragazzi, che non bisogna farsi sentire. E poi adesso fortunatamente è tutto in discesa, dato che mi posso portare anche le cose più piccole, per esempio tastiere, mouse. Eccomi tornato signori con la mia bella tastierina, che bella, non troppo, ma soprattutto il mio mouse ragazzi, che ci starà perfettamente lì dentro. E come non mettere il mio mini ventilatore bellissimo e carinissimo, che metterò esattamente qui, perché mi deve dare supporto mentre gioco. Inoltre la tastiera, ok, e poi il mouse. Adesso ci collegheremo tutto ragazzi. Però sapete che è un po' difficile, perché devo giocare con la tastiera in verticale. Signori, questa è la ciabatta, quella che darà il via a tutto. Il nostro computer, la nostra postazione e quant'altro. Comunque devo parlare più a bassa voce perché Best probabilmente viene su. Dato che mi ha sentito, mi ha detto: oh, cosa stai facendo? Quindi ragazzi, magari non facciamoci sentire e nascondo un po' la videocamera. Ed eccoci qui, caro monitor. Questo ragazzi è enorme, è il triplo di me, ma ci starà assolutamente. Oh, porca di quella ragazzi, guardate un secondo. Io spero che adesso non lo spacchi, perché è stra più pesante del computer. E comunque c'è da dire, questo lavoro mi sta sforzando tantissimo. Ma rimanete aggiornati su questa serie, anche perché ci sarà un episodio nel bagno. Best? Ma ti trovi? Perché sei qui? Cosa stai facendo? Sto giocando al computer. Mi sono portato la postazione dentro l'armadio. Dentro un armadio, ma... Ma c'è 3000 parti dentro l'armadio. Ma sì, ma io mi diverto in questo modo. Ma sai, è camera di ferro questa. Lo so, camera di ferro di rete. Però l'unica cosa è che per favore non dirglielo. Ti chiedo solo di non dirglielo, tra l'altro qua c'è anche la fotocamera. La cosa più importante è che non glielo dici, perché lo sto costruendo senza loro permesso. Sì, ma perché qua? Che demenzialità devi avere per fare una roba del genere? Sì, ma attento a non distruggere tutto, perché guarda che lì può esplodere da un momento all'altro. Io non ne voglio sapere nulla, okay. Io non c'entro niente, okay. No, allora ti voglio chiedere solo un favore. Sì. Potresti fare il mio complice solo per questo video? Cosa devo fare? Semplicemente non dicendo nulla a Refe e Ferro, e loro lo devono scoprire con degli indizi, ok? Devo dare degli indizi però. Sì, però li devi anche un po' prendere in giro, dato che noi ci divertiamo in questo modo, ok Best? Potresti farlo? Se ti diverti tu, va bene, lo 50 euro. Come 50 euro? Ma chi ce li ha? 50 euro, con tutti i soldi che ti ho dato nelle challenge, adesso voglio 50 euro. Va bene, dai, allora però prima devi completare questa challenge, ok? Ok, va bene. Oh, porca di quella ragazzi, Best mi ha scoperto. Com'è possibile che mi ha scoperto? Secondo quale logica? Comunque adesso sono stato molto furbo, perché mi sono inventato questa balla, che chi è che non ci crederebbe. Adesso Best dovrebbe chiedergli degli indizi. Dovrebbe essere qua giù ragazzi, non parliamo troppo ad alta voce. Refe, in camera tua sta succedendo qualcosa. Non è che voglio dirti esattamente cosa, ma non ti farà molto piacere, diciamo. In che senso? È una roba. Devo andare a vedere? No. Io ti consiglio di non andare a vedere, però è una cosa molto fica. Mi potresti dire che cosa?
No, magari più tardi, non proprio adesso, facciamo tra un'oretta o due, va bene? Comunque signori, sta assolutamente prendendo vita, devo semplicemente collegare i cavi e poi ci siamo, il monitor è pronto, il computer pure. Comunque aspettiamo semplicemente che Best torna. Ciao Best. Oh. Allora, cosa ha detto? Mi sembra preoccupato, ma non sale su per adesso. Ok. Con vita non salire in qualche molto modo. Bene, l'importante è che non salga e gli dobbiamo far dopo scoprire questa cosa segreta. Comunque noi nel frattempo sai cosa possiamo fare? Niente, stare fermi e non andare più avanti in questa cagata, smonta tutto. Porca di quella, per favore Best, dammi ancora 5 minuti che mi voglio divertire a giocare a Stumble Guys. Se okay. Riesci a giocare a Stumble Guys puoi restare, se no ti chiudo dentro e non riesci più. Ok, questa è una bella notizia signori, andiamo. Signori, è arrivato il momento della verità. Accendiamo la ciabatta sperando ovviamente che non si fulmini e vediamo se funziona. Ok, qua si è accesa. Adesso, porca di quella, sembra un campo minato. Quello che dobbiamo fare noi è semplicemente accendere questo coso. Oh, ha già iniziato a prendere forma il monitor. Signori, proviamo il tutto per tutto. Si è acceso, si è acceso. Oh mio Dio, quello che ho appena fatto ragazzi, non ci credo. Adesso spero solo che funzioni tutti. Ma del resto ragazzi ce l'abbiamo fatta. Monitor, è ok. Tastiera, mouse e poi ragazzi vedremo la reazione di Refe. Oh mio Dio. E tra l'altro non posso mettere il mio monitor sopra il computer perché sennò rischio che si spacchi. E se non si spacca si frantuma in mille pezzi. Ciao Refe, ho costruito una cosa in camera tua. È una piccola sorpresa. Vuoi venire a vedere? Non hai già detto anche presto, dove l'hai fatto? Adesso lo vedrai, ti dico solo che probabilmente non ti piacerà. Ecco qua Refe, ti piace? Guarda che bello. Che cacchio hai combinato? Ho messo una postazione da gaming, la mia postazione da gaming in camera tua. Ma sai che è veramente figo? È figo, ti piace per davvero? Figo. Oh mio Dio raga, ma pensavo tipo mi volessi uccidere ad un certo punto. No zio, è bellissimo, voglio giocare adesso. Vai fratello, però stai attento perché è molto disordinata. È un po' difficile giocare, devo giocare tipo tutto contorto. Esatto, puoi giocare volendo al gioco del dinosauro. Aspetta, se ti faccio il record. Ok, uno fatto, due. Vediamo Ref ragazzi come se la cava. Devo essere sincero, sei tipo tutto storto, ma anche io Zio sono tipo il king. Comunque veramente figa, l'hai fatta veramente bene. Ah, ti ringrazio. No, cioè, sei già morto. Ho miscliccato col mouse. Ma questo deve essere il record. Va bene, comunque spero che ti piaccia. Devo essere sincero, ci ho messo veramente tanto a costruirla. Figo è figo. Però adesso la smonti perché poi io ci devo dormire qua dentro. No, come la smonta? Puoi smontare tu. Vai. Ciao. Ciao Refe. Signori, anche per questo video abbiamo fatto l'impresa. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e se giocate a Fortnite, codice POW nelle cose oggetti. Ciao bellissimi.